filmati due aspetti diversi del problema, uno dal punto di vista del paziente, uno dal punto di vista medico. Una persona che sulla sua esperienza ci ha raccontato che gli effetti della medicina sono molto migliori rispetto ai farmaci proposti in modo convenzionale. Un dottore che ci ha spiegato, ci ha raccontato in modo più scientifico che è vero, insomma, che ci sono dei motivi scientifici, nonostante il mondo medico, soprattutto quello italiano in particolare, sia ancora molto indietro sull'analisi degli effetti dei cannabinoidi, che comunque producono risultati migliori e di maggiore efficacia e soprattutto minore, mi pare, Claudio, minore controindicazioni rispetto a quelli che inducono i farmaci convenzionali. Assolutamente sì, ci sono due brevi filmati, ma con degli input che sono veramente impressionanti. Il primo caso dove ti fa capire che io Stato non posso permettere che un mio cittadino, tutto quello che paga le tasse, eccetera, eccetera, conduca una vita talmente disagiata perché non gli fornisco la cura di cui ha bisogno. Oppure se gliela fornisco gli metto talmente tanti di quei paletti che non può fare, che non può veramente fare nulla. In quel caso addirittura comunque i dottori si rifiutavano di fornire. E questo è il secondo aspetto, c'è una tale ignoranza del mondo medico italiano su questo aspetto, che non è del tutto colpa di alcuni medici. Wilmer Scajoli, che noi abbiamo visto prima, non per nulla è uno dei firmatari della proposta di legge. Non è sempre per colpa loro, perché giustamente se tu non li informi, se non gli dici guarda che c'è anche un'altra metodologia, si possono sperimentare altre cose, è molto difficile che essi stessi si possano o lo fanno perché lo credono e quindi vai veramente a chiedere, informarti, eccetera eccetera, oppure difficilmente no. Legato a questo c'è un secondo aspetto. Wilmer diceva nel filmato che l'utilizzo di medicinale a base di cannabis ha un sacco di effetti collaterali molto inferiori rispetto agli oppiacei sintetici. Noi non dobbiamo dimenticare che le case farmaceutiche hanno un interesse enorme a che non c'è nessuna casa farmaceutica in Italia che faccia degli studi, che abbia in mente un percorso di sperimentazione medica e quant'altro sulla cannabis, perché è molto più redditizio in termini economici produrre e continuare a produrre oppiacei sintetici piuttosto che altro. Il caso italiano tra l'altro sarà particolare, qui ci dovremmo legare un attimino anche alla proposta di legge dell'intergruppo parlamentare, quello della Vedo, eccetera, che vuole regolamentare tutto l'aspetto, sia ludico che terapeutico. Noi ci colleghiamo a quella semplicemente per dire che il caso italiano sarà un caso studio, in quanto per la prima volta al mondo è l'Istituto Farmacologico Militare di Firenze che ha iniziato a sperimentare l'uso terapeutico della cannabis, quindi paradossalmente sono gli stessi militari, quindi quelli che dovrebbero reprimere il fenomeno, diciamo così, che stanno sperimentando e che avranno imprimato. La cosa sarebbe molto interessante perché noi saremmo il primo paese al mondo, se non il primo, il secondo, in cui cannabis, mi riferisco alla proposta di legge dell'intero gruppo parlamentare, cannabis sia ludica che terapeutica, sarebbe un monopolio di Stato con tutto il guadagno che lo Stato ci può avere. Se no l'ha detto giusto prima, ma perché io devo andare, l'ha ripetuto, a foraggiare il mercato nero? Dicono che con una legislazione che permettesse a chi ne avesse bisogno di utilizzare farmaci a base di cannabinoidi si aumenta il mercato nero. Chi sostiene una cosa di questo genere mi deve spiegare perché. Perché cos'è il traffico dei medicinali? Non si capisce. Quindi sì, quindi è veramente, l'abbiamo detto prima,
lo ribadiamo, non è una pianta miracolosa, è senz'altro una pianta medica, e qui da un punto di vista scientifico Wittmer l'ha detto molto chiaramente, le varietà di cannabis terapeutica hanno un principio attivo che è il CBD, che è altra cosa rispetto al THC. Quando noi parliamo di cannabis sudorica ci riferiamo al THC, che è quel principio attivo psicotropico per cui si ha l'effetto propriamente ludico. Il CBD invece è quel principio attivo che influisce più sull'aspetto medico e sulla salute della persona. Spesso quando pensiamo alle cose che succedono in Italia ci confrontiamo, ed è anche una cosa buona, con i paesi al di fuori dell'Italia, e in una delle slide che passa dietro le nostre spalle c'è il caso della California, dove diciamo, l'uso del cannabis a scopo terapeutico ha ormai pluridecennale. Ci puoi dire qualcosa su come, se c'è stata una rivoluzione, se ci sono stati dei cambi di rotta o un'evoluzione ancora più spinta? No, si sono semplicemente resi conto, non solo la California, ma tutti gli stati degli Stati Uniti che hanno. Infatti se ci facciamo caso, finisco il concetto, si sono accorti che funziona, e chiaramente la buttiamo a sorridere, nel senso nel momento in cui tu fai una sperimentazione e riesci a capire che la persona ne trae un non indifferente beneficio, quindi funziona da un punto di vista medico. Nel momento in cui, anche per quanto riguarda l'aspetto ludico, nel momento in cui tu togli di mezzo una gran fetta di mercato nero, nel momento in cui tu addirittura fai rientrare nella legalità, cioè ricordiamo quello che dicevamo prima, dei settori, chiamiamoli così, di società, un concetto che ogni tanto faccio fatica a far passare, noi definiamo, prendiamo il caso di due persone che di professione fanno gli spacciatori di droga leggera, hashish, cannabis e quant'altro. L'ha sempre fatto una vita, noi definiamo quelli delinquenti, il mercato nero, eccetera, eccetera, in base alle nostre leggi. Nel momento in cui io legalizzo il tutto, in un'ottica più ampia, queste due persone che hanno fatto la vita di spacciatori non sono più spacciatori, sono commercianti, quindi creano attività, fanno impresa e quant'altro. Quindi sì, quindi l'escurso che tra l'altro hanno fatto gli Stati Uniti, prima la California, e poi c'è stato un periodo in questi ultimi anni in cui uno stato via l'altro approvava e te credo, nel momento in cui sperimenti e vedi che funzioni, ok, allora lo faccio. La stessa cosa dovrebbe succedere da noi, o meglio, noi non dovremmo aspettare tutta la fase di sperimentazione, vedere se funziona eccetera, noi dobbiamo semplicemente regolamentare un qualche cosa che già è stato sperimentato che funziona, che già sappiamo i benefici che porta, che già sappiamo i benefici non solo dal punto di vista medico, da tutto l'indotto che può essere. Da questo punto di vista, ricordiamo quello che dicevo prima, la proposta dell'intergruppo parlamentare è la più completa, che è veramente una delle più complete, nemmeno l'Olanda, ogni tanto noi diciamo ah no, perché l'Olanda non è un faro, non è monopolio di Stato, e non è gestito dallo Stato tutta la faccenda. Da noi non sarebbe più garanzie di così, a meno che il tuo stesso Stato che ti impedisce di introdurre cannabis medi in terapeutica, che ti impedisce, che non vuole implementare una legislazione per quanto riguarda la cannabis ludica, a questo punto io lo vedo semplicemente come una presa d'atto da parte dello Stato, per cui no, io non sono in grado di controllare il fenomeno. Mi fa un po' specie. Stavo riflettendo che mi pare un po' curioso che tu dicevi prima in Italia tutto sommato questa evoluzione verso l'utilizzo della cannabis possa essere ostacolata dalle aziende farmaceutiche. Lo sappiamo comunque, la maggior parte delle aziende farmaceutiche hanno la casa madre degli Stati Uniti, invece in qualche modo o la società si è ribellata o ha trovato, come dire, le contromisure, gli anticorpi rispetto a una ovviamente lobby farmaceutica, chiamiamola così, che non è riuscita tutto sommato ad impedire queste cose. Quindi fai proprio fare il radicale, però la società statunitense, come altre società,
anglosassoni al nord, insomma, basta uscire di qui, ma anche qualcuno al sud, noi diciamo sempre nord e sud, scordiamoci questa cosa, sono molto più informate, non solo sono molto più informate, ma si informano. Ti do solo un dato, l'Italia su una classifica di libertà di informazione, ovvero io organo di informazione, io media, per essere veramente un organo di informazione, devo dare le informazioni a chi mi legge, a chi mi guarda, a chi recepisce queste informazioni, nella maniera più asettica possibile. Ti do l'informazione e poi tu ti fai la tua idea. L'Italia su 35 paesi è al 32esimo posto. Quindi questo solo per dire come siamo messi bene con la nostra informazione. E qui ci ricolleghiamo a quello che dicevi tu prima, a proposito del medico che non è informato e che mi dà però, come dire, l'occasione di dire che io spesso tendo a dare più responsabilità a chi non si informa rispetto a chi non si informa. Assolutamente, sì. Credo che sia soprattutto per un medico un dovere professionale quello di informarsi su quali possono essere le terapie migliori per i suoi pazienti. L'ignoranza è una condizione dolorosa. Dolorosa, assolutamente così. E mi dà anche l'occasione per vedere l'ultimo filmato e poi torniamo. Thank you.